La vita è un lungo viaggio che richiede un gran coraggio, ma se tu mi dai la mano e cammini piano piano, io vedrai, ti seguirò. Melania recita la poesia per la festa del papà, circondata da fratelli e sorelle. A casa Onorato, a San Trovaso, intorno alla tavola ci si ritrova in nove: papà Davide, mamma Angela e i loro sette figli. Alessandro, Elena, Valentino, Teresa, Federico, Melania, Michele. È una giornata di festa sicuramente, con tante occasioni di farmi gli auguri, insomma, dai. Me li gusto tutti quanti, soprattutto i più piccoli che le preparano a scuola. La quotidianità come si gestisce? Molti ci dicono, sarete super organizzati, invece no, si fa il quotidiano, ci si alza, si va a scuola, ci si prepara, su certe cose non ci si arriva, su altre sì. Ogni giorno non è tutto perfetto, ecco. Ci sono anche le difficoltà, le fatiche, le stanchezze, la poca voglia. A volte si mormora, però poi tutto rientra velocemente nella normalità della gioia. In una società che mette al mondo sempre meno figli, quella di Davide e Angela è una scelta controcorrente, supportata da fede e determinazione. Per una famiglia numerosa, questi figli, è quello che ci riempie la giornata, che ci dà anche un senso poi a tutto. Si può essere meno organizzati, però magari si trovano più aiuti, se si può sostenere l'uno all'altro, e quindi poi sì, riusciamo sempre a cavarcela in qualche modo. È il genere di papà che vorresti essere? Sì, molti mi dicono che gli assomiglio e quindi io tante volte lo prendo come un complimento, diciamo. Papà, sei il tesoro più grande. Su qui potrò sempre contare. Auguri papà! Ehi, papà!